Ascolti e share del Prime Time di domenica 23 gennaio 2022. La sposa, Rai 1, rispetto alla puntata d'esordio, incrementa i propri ascolti, intercettando 6.568.000 spettatori e facendo impennare lo share al 28,7%, prima puntata, 5.983.000 utenti, 26,8%. Perde invece terreno lo show di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Pure di sera, Canale 5, che, staccatissimo dalla fiction, come tutti gli altri programmi della prima serata, ha convinto 2.615.000 spettatori con uno share pari all'11,5%, una settimana fa 2.760.000 utenti, 12,7%. Bene Fabio Fazio su Rai 3 con Che tempo che fa, il talk ha raggiunto oltre 2,3 milioni di telespettatori, 9,1%. Fa molta più fatica su Rete 4 controcorrente prima serata, inchiodatosi al 3,4% di share. Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata. Rai 1, La sposa ha raccolto 6.568.000 spettatori, 28,7%. Rai 2, Zerucchi ST4 e P3 sulla linea di fuoco ha avuto l'attenzione di 951.000, 3,7%. Mentre CSI, Vegas ST1 e P3 sotto la pelle ha interessato 813.000 spettatori, 3,2%. Rai 3, Che tempo che fa ha catturato l'attenzione di 2.346.000 spettatori, 9,1%. Mentre Che tempo che fa il tavolo ne ha convinti 1.580.000, 7,7%. Canale 5, Avanti un altro Pure di sera ha convinto 2.615.000 spettatori, 11,5%. Italia 1, L'uomo d'acciaio ha intrattenuto 1.307.000 spettatori, 5,9%. Rete 4, il talk controcorrente prima serata è stato visto da 619.000 spettatori, 3,4%. La 7, Atlantide storie di uomini e di mondi ha incollato innanzi al teleschermo 423.000 spettatori, 2,5%. TV8, Il cacciatore di ex ha raccolto 218.000 spettatori, 1%. 9, Ammutta Muddika ha convinto 493.000 spettatori, 2,1%. Thank you.